Ha partecipato con la serenità e la gioia che da sempre la contraddistinguono ai festeggiamenti in occasione del suo 50° anniversario di professione religiosa. Grandi emozioni per Madre Giulia Cavallo nel corso della celebrazione svoltasi presso la parrocchia Santa Maria dell'Idria a Lecce, presieduta dall'arcivescovo Michele Seccia, davanti alla famiglia di Suor Giulia, le diverse congregazioni di suori presenti in diocesi, diversi amici e la comunità parrocchiale. Durante l'omelia l'arcivescovo ha parlato del valore della vocazione alla vita consacrata come dono e grazia nella vita della Chiesa, dell'amore per i fratelli e le sorelle. Dopo l'omelia è il momento più atteso, con la rinnovazione della professione religiosa di Suor Giulia. Io, Suor Giulia, in piena libertà, mi dono interamente a te. Rinnovo voto di castità, povertà e obbedienza per tutto il tempo della mia vita. Con l'aiuto delle mie sorelle, voglio vivere fedelmente la tua gloria agli impegni che assumo nella mia vita e nella mia professione. Amen. Una serata di insegnamenti provenienti dalla sua lunga esperienza, grande la sua emozione. E nel rivedere tutti i passi che ho fatto fino a oggi sono importanti, io sono niente, però con la forza, con l'aiuto, con la tenacia e con la fede sono arrivati ai miei 50 anni. La prima cosa è essere se stessi, sinceri, onesti, sporcarsi le mani per chi ha bisogno di aiuto. La Chiesa, siete tutte voi con me. Grazie.